Il tema che andremo ad approfondire oggi, è quello della disabilità. La disabilità, come dice il termine stesso, andrebbe, a mio parere, più correttamente definita come diversa abilità. Infatti, il mio intervento focalizzerà l'attenzione proprio sul valore della differenza e su questo concetto di diversità. Spesso, quando si parla di handicap, si fa erroneamente riferimento all'handicap come a delle lacune che il soggetto diversamente abile presenta e che sono erroneamente attribuibili o rinviabili a caratteristiche fisiologiche e fisiche del soggetto stesso. In realtà, lo sappiamo, l'handicap fa riferimento invece ad una disorganizzazione ambientale e quindi all'incapacità dell'ambiente di agevolare il processo di autonomia del soggetto diversamente abile. In realtà, fortunatamente oggi, sempre più frequentemente, da un lato la legislazione, dall'altro lato le scienze, con particolare riferimento alle scienze psicopedagogiche, insistono sulla necessità di valorizzare le potenzialità, le cosiddette abilità residue del soggetto diversamente abile e non, come spesso è stato fatto sinora, le incapacità, connesse appunto a deformazioni o a patologie di diverso genere. Chiaramente la valorizzazione delle abilità residue e delle potenzialità sposta un po' il focus del discorso sulla valorizzazione, sul concetto di differenza, sulla valorizzazione appunto della differenza, per cui il soggetto diversamente abile, non è più il soggetto che non sa fare qualcosa, ma è il soggetto che sa fare qualcosa in maniera differente rispetto, ad esempio, al soggetto normodotato, o addirittura, apparentemente paradossalmente, il soggetto che sa fare qualcosa meglio del soggetto normodotato. Pensiamo al soggetto non vedente e quindi alla sua capacità di utilizzare gli altri sensi al di là della vista, non potendo utilizzare chiaramente la vista, in maniera più raffinata e certamente più amplificata rispetto al soggetto normodotato o al soggetto vedente. Chiaramente abbracciare la dimensione della valorizzazione che ci sta portando verso la valorizzazione della differenza significa anche partire da un altro punto di vista, che è quello della visione della società come società democratica, società che considera gli individui unici e ripetibili e quindi differenti l'uno dall'altro perché ognuno è in possesso di proprie specificità cognitive, fisiche, emotivo-affettive, psichiche, psicologiche e così via. A partire da questi presupposti, chiaramente alla pedagogia spetta il compito di promuovere questo tipo di società, in modo particolare, a partire dall'ambito scolastico. La scuola, infatti, ha una grande responsabilità e un grande dovere in tal senso, però, devo dire, è anche assolutamente avvantaggiata e privilegiata rispetto alle altre istituzioni, perché da sempre la scuola è il luogo in cui si incontrano e si scontrano talvolta in positivo. Faccio riferimento al conflitto socio-cognitivo che spesso ha sede in ambito scolastico tra gli studenti e quindi, appunto, dicevo, è da sempre il luogo in cui si incontrano le differenze. E, chiaramente il modello scolastico verso il quale ci si sta muovendo è quello della scuola inclusiva. Quando si parla di scuola inclusiva, soprattutto in riferimento alla diversa abilità, non si fa riferimento ad una scuola in grado di praticare l'inserimento scolastico del soggetto diversamente abile perché è risaputo l'inserimento non è sufficiente. Non è sufficiente in quanto non consente chiaramente lo scambio, non consente il confronto, non consente la valorizzazione delle differenze. È opportuno invece che la scuola inclusiva si muova nella direzione della integrazione, chiaramente scolastica e sociale. Perché? Perché è solo l'integrazione che consente lo scambio dei punti di vista. Una didattica, una scuola che intende promuovere integrazione scolastica e in secondo luogo
anche sociale, è la scuola che in genere utilizza nell'ambito della propria programmazione percorsi di didattica individualizzata per tutti gli studenti, non solo per i soggetti diversamente abili. Nel caso specifico del soggetto diversamente abile, il vantaggio della programmazione individualizzata è quello di poter raggiungere gli stessi obiettivi della classe, quindi gli stessi obiettivi del gruppo, della propria sezione, però secondo le proprie potenzialità cognitive e quindi utilizzando ad esempio materiali didattici differenti, però ripeto per poter raggiungere gli stessi obiettivi, materiali didattici differenti e per esempio attingendo o studiando da differenti contenuti di studio, contenuti didattici. Laddove invece le potenzialità residue, le abilità residue non dovessero consentire il raggiungimento degli stessi obiettivi del gruppo classe, allora si potrebbe sostituire alla programmazione individualizzata una programmazione personalizzata, che quindi va a fissare addirittura obiettivi differenti, i cosiddetti obiettivi minimi. Ovviamente, lo dicono anche le leggi, in modo particolare appunto la legge 104 del 1991, che continua a rimanere il documento più importante in materia di integrazione scolastica e sociale, il successo scolastico, è più facilmente raggiungibile quando c'è una collaborazione tra tutti, i personaggi, tutti gli enti diversamente impegnati. Diciamo, nel processo di integrazione del soggetto diversamente abile, quindi non solo la scuola, chiaramente, e non solo la famiglia che è assolutamente chiamata a partecipare ad ogni tipo di programmazione didattica, ma anche ovviamente i centri di riabilitazione, le ASL, le associazioni culturali e del tempo libero che eventualmente il soggetto diversamente abile dovesse frequentare nell'orario extrascolastico. Perché è importante questo genere di collaborazione? Per favorire, ripeto, il successo scolastico e l'integrazione sociale. Non solo, però, aggiungo, anche per eventualmente scoprire delle regressioni che, se affrontate al momento giusto e nel modo migliore, possono in qualche modo consentire di ritornare sui propri passi e quindi in qualche modo di riprogrammare interventi didattici evidentemente inefficaci.